told your friend you're not okay. Negli ultimi video mi ero ripromesso di non comprare più montagne di mainland e invece ci sono cascato di nuovo. Tra l'altro sono andato a fare la spesa e ho trovato dei bei modelli del 2023 e non potevo effettivamente lasciarli lì. Non ho esagerato come al solito, ho preso qualcosa di mirato, però poi ho visto che c'è anche qualcosa che effettivamente non mi piace. Ma intanto, prima di andare avanti, sapete cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale e suonate la campanellina, così rimanete aggiornati della nostra collezione. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo preso. Mi sono trattenuto anche perché i prezzi ormai, come sapete, stanno andando alle stelle. Ormai le mainland ti trovi non meno di 2,50 euro, a parte i teddy che le vendono 1,50 euro, e altri addirittura sono arrivati a 3 euro. Quindi, insomma, bisogna un attimino pensarci prima di acquistare. Però io ho scelto un po' di modelli, ho selezionato solo alcuni modelli particolari, quelli che mi piacevano di più. Allora, iniziamo da questa. Sta qua la nuova serie che hanno tirato fuori quest'anno, praticamente parla delle auto degli anni 80. E quale meglio di questa rappresenta gli anni 80 americani? La Cadillac Seville. Guardate un po' che macchina. Guardate qua che macchina. Noi queste macchine qua in Italia e in Europa non le conosciamo, ma in America erano molto famose. Questa poi era una Cadillac che era considerata proprio una mega macchina di lusso. Poi guardate che cofano. Insomma, una linea molto particolare, molto americana. Però questa nuova linea degli anni 80. Quindi adesso appena usciranno i vari poster, che poi metterò su Instagram, vedremo quale rappresenta, perché è 7 di 10. Questa qua è 75,250. Ed è sono appunto i nuovi modelli 2023. Poi un altro modello degli anni 80 è questa qua. Questa è una giapponese, questa è una Mazda Savanna RX7FC35 dell'89. Guardate che bella con questo colore. Questa qua è molto bella perché è definita, c'è dietro la... è tutta colorata, diciamo, ha tutti i fanali, la targa. Poi guardate che cerchi, un po' particolare, insomma. Non ci andrei mai in giro con una macchina del genere, però è bella come mainline, Molto bella questa qua, interessante. Questa qua è la 4 di 10. Chissà tutte le altre, devo cercare un attimino tutti i vari modelli di questa serie, perché si creano sicuramente interessanti. Poi, andiamo avanti. Beh, un'altra sempre di quella serie lì è questa Corvette. Non so voi, ma io sono appassionato di Corvette, lo sapete, ve l'ho detto in tanti video. Sono appassionato di Corvette, ne ho tantissime. E magari se qualcuno di voi è appassionato di Corvette mi scriva, così e vediamo un attimino quali modelli interessanti ci sono. Allora, questa è una Corvette dell'84, questa qua è sempre della serie 80, anni 80, Questa è la 6 di 10. Deve essere molto molto interessante questa serie qua, perché per chi, diciamo, ha vissuto quegli anni si ricorda, insomma, è un salto nel passato. Andiamo un po' nel futuro, va? Eccola qua, guardate questa Green Speed. Questa qua l'abbiamo vista Lotus, l'abbiamo già vista in altre colorazioni, adesso è uscita in questo bel bordeaux. Molto bella, interessante questo bordeaux qua, Poco rifinita, diciamo, però bella, ben dettagliata nella costruzione, diciamo, della carrozzeria. Bellissima. Poi, beh, questo lo volevo evitare, ma ne abbiamo tanti. Ho detto, vabbè, lo prendo perché lo mettiamo insieme agli altri, che mi dispiaceva poi che mancasse nella serie. Questo è il Mercedes-Benz. Ne abbiamo diviso in tante versioni, Poi una Ford Mustang Mark E 1004. Guardate qua, sembrava una macchina giapponese, invece una Ford Mustang, molto molto stile giapponese. Questa qua della serie Drag Strip, Questa 2 di 10, 81,250. Quindi siamo andati avanti proprio con i case di quest'anno, Abbiamo già visto i primi modelli nel video dell'altra volta, che lo potete vedere là. E queste sono le altre, poi ce ne sono tante che sto cercando perché sono veramente belle. Andiamo avanti, guardate questa non so perché l'ho presa, questa qua proprio mi è scappata. Questa è la Muscle Mania, questa è una Twin Duction. Queste fantasy, queste qua proprio non le faccio di solito, ma mi è scappata, chissà, nel mucchio mi è scappata, vabbè, dai. Poi c'è questo Ford Transit Connect, che l'ho preso soltanto per la grafica. Guardate che bellissima questa grafica qua, Questa Art Cars, e l'ho presa giusto perché c'è tutta questa grafica qua, e sul tetto, sulle fiancate, molto bella. Poi
un'altra, questa qua, sapete, sono simpatiche, l'Hot Tracks, questa qua della serie proprio, diciamo, Tones. Questa qua è la Chevy Silverado, l'hanno fatta in altre colorazioni, ce l'abbiamo tutte, adesso è uscita in questo verdone qua, simpatica, dai. Poi una Custom Ford Maverick, questa è nuova, mi sembra, come modello. Questa è la 2D10 e la 99-250, quindi come vedete quest'anno abbiamo iniziato presto, con le serie 2023. Poi, questa l'ho già vista in altre colorazioni e adesso c'è in questo bianco e grigio, Retro Racer 5D10, la Matt and Debbie Hayes Pro Street Thunderbird. Guardate che macchina, queste qua sono quelle che fanno le gare in accelerazione. Vabbè, ci sta. Dunque, questa e questa l'abbiamo vista. Questo qua, vabbè, è il portachiavi, ce l'abbiamo già in altre, tutte le altre colorazioni. E questo non potevo lasciarla lì di certo, eh. E vabbè, simpatica. È il classico portachiavi. Poi questa, mi sembra che questa è la versione nuova. Pursuit Dodge Charger Drift Hot Wheels Metro 2D10. Però, e vedi che c'ha la... i lumini, perché questa qua l'hanno fatta sempre nella versione della polizia, questa adesso l'hanno fatta in versione drift mantenendo i lumini. Poi nuova la Mazda 787B, bellissima questa, Retro Race, questa è veramente bella, guardate che bel colore, Goodyear, molto bella. Ok, poi l'ultima, che è la mia preferita, eccola qua. Questa è una delle BMW proprio che io amo di più, perché ha una linea incredibile. Questa è BMW 507. Questa ha 120 di 250 addirittura. Poi guardate che bella, con gli interni rossi. Veramente, veramente bella. Peccato che, insomma, già che è una bella macchina nuova, un modello nuovo, potevano anche colorare dietro i fanali. È una di quelle che faremo noi, E sicuramente prima o poi faremo anche noi, quindi le personalizzeremo. Bella, bellissimo, un bellissimo modello, questo qua è proprio nuovo, questa a 120-250. Insomma, queste sono le ultime che abbiamo acquistato. Le ho acquistate tutte in Italia, in Francia ho acquistato poco e ho pagato molto caro. Devo dire che in Francia non c'hanno proprio un bel niente di Hot Wheels e Matchbox, non c'è rimasto più niente. Poi lì siamo andati durante il periodo della Befana, non festeggiano la Befana, quindi ho detto avranno rifornito per il periodo della Befana, invece niente, proprio scaffali vuoti. L'unica, c'era un po' di maggiorette e ho trovato quella maggiorette particolare, faremo vedere nel prossimo video, però l'ho pagata carissimo e mi sono arrabbiato, però ho detto ormai la prendo perché non potevo lasciarla lì perché è un colore diverso. Niente, dai, questo è quanto. Abbiamo preso anche tante nuove Matchbox, lo vediamo nel prossimo video. Quale vi piace a voi più di queste? A me quella che preferisco, beh, la Corvette, perché praticamente sono appassionato di Corvette, ma ne abbiamo talmente tante. La BMW perché è nuova, poi molto bella, come BMW mi piace anche nella realtà, E poi anche la Mazda, insomma sono bei modelli nuovi, interessanti. Voi cosa dite? Quale vi piace più di tutte? Lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi lì, Mi raccomando, suonate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Poi queste le vediamo tutte su Instagram, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.